Allora, in questo tutorial vi mostrerò come aggiungere dei movimenti più realistici dei nostri personaggi. Abbiamo due dinosauri, uno che sta volando, quello grigio, e uno invece che si sposta sulla terraferma, cioè quello verde. Ora, gli spostamenti sono semplicemente delle traslazioni in orizzontale e in verticale. Per rendere più realistici i movimenti di questi personaggi, possiamo andare a lavorare su gli aspetti. Se andiamo a vedere infatti sui comandi di aspetto, ad esempio per il dinosauro verde abbiamo passa al costume dinosauro A, B, C e D, che sono le quattro tipologie di costume, quindi di forma, che può assumere questo dinosauro. Andiamo un attimo a vederle. Lo porto dentro. Allora, il primo costume è quello che troviamo di solito. Il B, ecco qua, ci mostra il dinosauro che alza un po' la gamba. Il C in realtà è molto simile alla A, forse si vedono un po' più i denti, e invece il D va praticamente a simulare una sorta di morso. Quindi vogliamo inserire quindi dei movimenti più realistici, come possiamo fare? Allora, possiamo fare passando da un costume ad un altro. Ora, quindi, vogliamo che quando il dinosauro si sposti a destra o a sinistra, passi in maniera, diciamo, sequenziale da un costume ad un altro. Come possiamo fare quindi? Se tasto freccia destra premuto, allora fai 10 passi, poi passa dal costume B, duplichiamo, al costume A. Se lo mettessi così, il passaggio da B a A sarebbe così rapido che neanche si vedrebbe. Quindi tra i due passaggi devo andare a mettere un'interruzione di tempo. Quindi andiamo a mettere un attendi. Molto poco, posso mettere ad esempio 0,05 secondi e la stessa cosa faccio sotto. 0,05. Vediamo se effettivamente spostando a destra il dinosauro il movimento adesso risulta più realistico. Allora, diamo il via. Ecco qua, andando verso destra il dinosauro muove la gambettina dietro. Ora, la stessa cosa la posso fare per lo spostamento a sinistra, quindi copio questi comandi. Eccoli qua. Vediamo quello che succede, ridiamo il via, ecco qua. Quindi ora il dinosauro ha un movimento sicuramente molto più realistico. Se vedete è molto più lento, perché chiaramente nel fare i 10 passi, la traslazione, poi ci sono anche delle attese di 0,05 secondi una volta, anzi due volte. Quindi posso magari per renderlo più veloce aumentare il numero di passi che viene fatto. Questi poi sono settaggi che dovete andare ad inserire voi in base un po' alle esigenze. Ecco, adesso forse il dinosauro si muove con più velocità e già sembra questo dinosauro muoversi in maniera più reale. Ok? Ora sarebbe carino che quando il dinosauro riesce a toccare il dinosauro grigio apra anche la bocca in modo da simulare una sorta di morso. Andiamo a vedere come possiamo fare. Andiamo ad aggiungere un altro ciclo se. Lo mettiamo in fondo agli altri. Se sensori. Il dinosauro verde sta toccando il dinosauro 3, allora devo farli aprire e richiudere la bocca. Quindi devo andare su aspetto, passa al costume dinosauro, il morso mi pare che era il D, poi lo facciamo attendere qualche decimo di secondo, 0,05, e poi lo facciamo ripassare al costume, di nuovo al costume A. Ecco. Ora, qual è il problema? Il problema è che noi qui abbiamo un ciclo se sta toccando il dinosauro 3, ma abbiamo lo stesso ciclo if messo in maniera opposta di qua, se il dinosauro grigio sta toccando il dinosauro verde. Ora, non so bene quale dei due venga eseguiti prima, e a seconda di quale viene eseguito prima, poi l'altro non viene eseguito. Quindi per garantirmi che prima il dinosauro verde apra la bocca e poi il dinosauro grigio venga riportato in cima, ed evitare, diciamo, quindi che il codice non venga eseguito correttamente, andiamo ad inserire anche qua una piccola attesa di ad esempio 0,1 secondi per garantirci che prima il dinosauro tocchi il dinosauro verde apre e chiude la bocca e poi si eseguono questa serie di comandi. Altrimenti rischio che il dinosauro grigio tocchi il dinosauro verde, vada in alto e quindi il dinosauro verde non faccia il movimento di apertura e chiusura della bocca. Andiamo a vedere se questo adesso funziona. Eccolo qua. Il dinosauro verde è un po' lentino, però vedete che quando riesce a toccare il
dinosauro grigio, spalanca. Stessa cosa potremmo fare anche per il cuore, ma adesso non ci interessa. Passiamo al movimento del dinosauro grigio, che risulta ancora non animato. Allora, andiamo a vedere quali sono gli aspetti del dinosauro grigio. Allora, ecco qua, passa il costume. Dinosauro A è il primo costume. Se mettiamo il B, ok, abbiamo che si muove la testolina. C, le ali si chiudono. D, le ali si allargano molto. E D, le ali si rannicchiano. Quindi, dobbiamo fare in modo che, man mano che scenda, il dinosauro apre e chiude le ali. Quindi come possiamo fare? Allora, qui abbiamo cambia y di il valore di velocità. Oltre che cambiare y, andiamo a fargli fare anche il movimento. Quindi aspetto, passa al costume dinosauro, qual era? C, mi sembra di ricordare, vediamo un po' se è vero. L'apertura delle ali. Ah, possiamo fare anche ABC, in modo che abbiamo tutte e tre le posizioni. Ah no, sono uguali, B e C sono uguali, ok, quindi a parte la testa. Quindi passiamo al costume C, poi attendiamo sempre qualche decimo di secondo, 0,05, poi ripassiamo di nuovo al costume dinosauro A o B, questo è differente. Ok, proviamo a vedere se adesso funziona meglio. Ecco qua, come vedete andiamo a simulare il movimento delle ali, che risulta un po' troppo rapido, quindi possiamo andare ad aumentare un po' l'attesa, mettiamo 0,1 e vediamo se funziona un po' meglio. Ok, adesso sembra funzionare un po' meglio. Questi poi sono settaggi che devono essere messi. Chiaramente il dinosauro scende un po' lentamente, quindi posso far partire la velocità da meno 4, ma da meno 8 questa volta. Eccolo qua, e il dinosauro sembra avere un aspetto abbastanza, non perfettamente, però abbastanza realistico. Poi chiaramente andando a giocare con tutti i parametri, i vari tempi di attesa e i vari costumi, si può migliorare sempre.